Bella ragazzi, bentornati in un nuovo video. C'ho qua dietro un faretto da 6986 gradi che fa questa luce rossa che vedete, ma non avete idea di quanto fa caldo. Sto schiattando. Quindi oggi ci dobbiamo sbrigare, ci abbiamo 10 minuti, dopodiché io implodo. E allora andiamo a parlare subito dell'argomento di oggi. Mi ha contattato Wondershare e mi ha detto: ti va di provare il nostro nuovo programma? E io ho detto: quale programma? Filmora 10. Io ovviamente le ho detto di sì perché sono molto curioso di vedere come funziona il programma. Tutti ne parlano super bene, dicono che è super facile e allora ho detto: vabbè, lo porto anche io e vi faccio vedere se un programma del genere può essere una buona soluzione per chi non c'ha voglia, non c'ha sbattimento di impararsi un programma troppo complicato. Tra l'altro vi dico subito che Filmora lo potete utilizzare gratuitamente oppure nella sua versione a pagamento. Ad ogni modo io vi lascio il link in descrizione per scaricarlo e vi lascio anche il codice sconto fatto apposta per questo video qui. Mo però basta e ci spostiamo direttamente sul computer. La prima cosa che vi devo dire è che Filmora potete utilizzarlo sia gratuitamente che a pagamento. La versione gratuita è identica a quella a pagamento, c'è solo una piccola grande differenza, se così vogliamo dire, che quando esportate i vostri video ci sarà il logo di Filmora, altrimenti per il resto è tutto completamente identico. Questo secondo me è molto positivo perché vi consente di provare il programma, vedere se vi piace, vedere se vi trovate bene e poi decidere in un secondo momento se volete acquistarlo. Oggi che cosa vi faccio vedere? Oggi vi faccio vedere effettivamente quello che vi può servire quando andate a utilizzare Filmora 10, ovvero creiamo un progetto, ci importiamo le nostre clip all'interno, facciamo le modifiche che serve fare, facciamo una color, mettiamo anche l'audio, quindi una canzone, e poi esportiamo il progetto. In tutto ciò vi farò vedere anche delle cose che secondo me sono molto utili, ovvero come stabilizzare una clip, come cambiare il frame rate di una clip, quindi fare lo slow motion di un video che avete registrato, e anche come inserire dei titoli. Queste sono le cose base che vedremo oggi. Quando aprirete Filmora per la prima volta, in automatico lui vi chiederà di fare un nuovo progetto o di aprirne uno già esistente, ma non ce ne avete esistenti, quindi in automatico aprite un nuovo progetto e vi dice di mettere la composizione in 16 noni. Sì, mettetela in 16 noni, non toccate altro. Per cambiare le impostazioni della composizione però è carino andare su File, andare su Impostazioni del progetto e andare a vedere tutte le impostazioni che ci interessano. Qua appunto rimane il 16 noni, che è quello che vi consiglio sempre di utilizzare, e poi c'è la risoluzione 1920x1080 oppure 3840x2160. Io in questo caso metto semplicemente 1920x1080. Qua c'è un sequenza dei fotogrammi, 25 fps, anche no grazie, mettiamo 24 che è lo standard per il cinema. Ci piace tutto, gli diamo ok. A questo punto, una volta creata la composizione, non dobbiamo far altro che importare i file. Vi aprite la vostra cartella, prendete quello che volete importare e semplicemente lo trascinate qui. A questo punto voi troverete sempre tutte le vostre clip in questa zona qui del programma. Come faccio a spostare i file dalla zona in cui li ho importati nella mia timeline? Molto facile, anche qui prendo e li trascino. Ora vi faccio vedere due cose che secondo me sono fondamentali quando andate ad editare. Innanzitutto, così potete spostarvi sul vostro filmato e vedere la parte che vi interessa di più. Poi, come vedete, qui c'è il tasto taglia, che vi serve molto semplicemente per tagliare la clip. Cioè, a me diciamo che interessa questa parte qua. A me interessa da qui fino a tipo qua. Bene, allora vado a tagliare. Come taglio? Molto semplicemente cliccando sulle forbici. Poi mi sposto in questa parte qui e ritaglio. La parte che ho tagliato prima la voglio eliminare, non mi interessa. Come la elimino? Cliccando su cancel. La parte dopo la posso anche semplicemente spostare perché magari mi interesserà invece dopo. Ora, se state editando un vlog, ovviamente volete lasciarci anche la parte dell'audio. Se invece non state editando un vlog o non avete bisogno che si senta l'audio della clip, vorrete sicuramente eliminare l'audio. Come si fa? Clic col destro, scollega audio e come vedete in automatico ce lo porta su un secondo livello, cioè il livello dove di solito si mette la traccia audio. Ovviamente a noi non ci interessa e quindi clicchiamo su cancel. Ed ecco qui che la vostra ripresa è pronta. Bene, a questo punto mi viene automatico dire: ok, ma se ci volessi importare anche una canzone? Procedimento ovviamente super facile. Potete andare o a cercare il vostro pezzo, la vostra canzone. Andiamo a cercare la canzone e la trasciniamo all'interno. In questo caso io prendo la mia canzone scaricata da Epidemic Sound. Trovate il link in descrizione se avete bisogno di musica. Me la trascino all'interno del progetto e la butto qua. Se la voglio mettere nella timeline, semplicemente la trascino e la metto qui. E ora vi faccio sentire se avete la canzone. Avete già tutto. Diciamo però che non utilizzate un servizio tipo Epidemic Sound e vi serve una canzone.
Come facciamo? Possiamo usare l'audio che c'è già all'interno di Filmora. Come vedete, se andate nella tab di audio, ci sono già tutta una serie di canzoni che potete utilizzare. Ad esempio, vi faccio sentire questa qui. La scaricate e poi ve la fa sentire. Ne scarichiamo un'altra e la sentiamo. Questa roba qui è tutta free copyright, quindi potete tranquillamente utilizzarla per i vostri video. Prima di andare avanti e farvi vedere come fare una color grading o una color correction, io vi faccio vedere anche come si cambia la velocità di una clip. Ho già importato la mia, ho già fatto i tagli, è una clip fatta col drone, quindi registrata con la GoPro. Come vedete, così è a velocità naturale. Voglio metterla in slow motion. Vado su velocità e durata. La clip è stata girata in 60 frame al secondo, questo significa che se andiamo a 24 la possiamo diminuire come velocità di circa il 50%, un po' di più. Facciamo 0,45. Fate così e avrete effettivamente la vostra clip diminuita. Bonus tip: per muovervi all'interno della timeline, se avete il mouse con la rotella, premete Ctrl e usate la rotella. Vi farà zoomare o dezoomare sulla timeline. Bene però, ora vogliamo fare la color. Come facciamo la color? Molto facile. Facciamo la color direttamente sulla clip col drone. Clicchiamo con il tasto destro e poi andiamo a cliccare su correzione del colore. Quando cliccherete su correzione del colore, vi fa vedere in automatico una schermata in cui avete tutti dei preset. Questa cosa di Filmora, secondo me, è da paura se siete all'inizio, perché potete semplicemente scegliervi una color da questa lista. Ve ne faccio vedere una, questa di Guerre Stellari mi ispira subito ed effettivamente è figa. Gli do ok e vi faccio vedere come viene. Onestamente è una color già figa. Se vi faccio vedere com'era prima, questa era prima e questo è il dopo. Diciamo però che volete più controllo sulla vostra color, molto facile. Andiamo su correzione del colore, andiamo su regola e qua abbiamo tutti i vari passaggi. Bilanciamento del bianco con la temperatura. Volendo potete anche caricare una vostra LUT. Come si fa? Semplicemente andate a cliccare qui e fate carica LUT. Ho fatto già un video in cui vi faccio vedere come e dove trovare le LUT. Il procedimento è molto simile, semplicemente una volta che le avete scaricate, andate nella cartella in cui avete le vostre LUT. Io in questo caso ho il mio bundle di Savage Motions. Vado su tutte le LUT, ne prendo una veramente al volo e la carico. E come vedete ho subito la LUT applicata. Veramente veramente facile. Se non la volete più, cliccate qui e lo togliete e tornate all'inizio. E rimettiamo Guerre Stellari. Vi faccio vedere un'altra funzione che può esservi utile. In questo momento a me non serve tantissimo perché le clip che ho sono tutte molto stabili. Però se avete delle clip che sono un po' mosse, può essere necessario stabilizzarle. Come lo faccio? Clicco col destro, clicco su stabilizzazione e in automatico inizierà a stabilizzarvi la vostra clip. Una volta arrivato a 100 potete immediatamente vedere cosa è stato fatto. Come vedete la clip è praticamente perfetta. La stabilizzazione ha funzionato alla grande. Qua gli date ok e uscite da questo pannello. Arrivati a questo punto io direi che vi faccio vedere anche molto velocemente come si inseriscono i titoli. Per farlo è facilissimo, andiamo qui in alto nella tab titoli e possiamo già inserire degli effetti preimpostati. Ad esempio magari vogliamo mettere un testo che appare, ce lo andiamo a scaricare e poi semplicemente lo trasciniamo sulla nostra composizione. Come vedete appare il testo. Ok, però non c'è scritto quello che ci vogliamo scrivere noi. Molto facile. Clicchiamo qua sopra, ci apre la tab di testo e qua possiamo scrivere quello che vogliamo. Ci potete mettere il vostro nome, il nome del canale YouTube se l'avete. Come vedete l'effetto è subito molto figo. Se ne vogliamo mettere altri, ad esempio possiamo mettere... ci sono veramente un botto di template completamente gratuiti che potete già utilizzare. Andate, cercate il vostro template e lo trovate immediatamente. Questa roba è molto figa perché di solito template del genere hanno un costo oppure devono essere fatti manualmente e ci vuole molto tempo. Arrivati a questo punto non ci rimane altro che esportare il nostro progetto. Come si fa? Molto facile. Prima di farlo però dobbiamo fare un piccolo passaggio e dobbiamo cioè andare a cliccare su file, anteprima di rendering vi renderizza il filmato. A questo punto è pronto
pronto per essere esportato. Clicchiamo su esporta, scegliamo come chiamare il video, lo chiamo prova film ora, scegliamo la destinazione che ci interessa e possiamo semplicemente andare a cliccare su esporta. Se vogliamo cambiare qualcosina, clicchiamo su impostazioni. Qui potete scegliere la qualità del vostro filmato, io vi consiglio sempre di metterlo su massima, e qui possiamo scegliere anche addirittura se vogliamo esportarlo direttamente su un dispositivo o addirittura direttamente esportarlo e caricarlo su YouTube, su Vimeo o su un DVD. Ovviamente se utilizzate la versione di prova, quando andate a fare esporta vi chiederà se volete esportarlo lasciando il watermark sul vostro video, oppure se volete iscrivervi, comprare la versione a pagamento, e in quel caso non avrete assolutamente il watermark. Quello che vi consiglio io è all'inizio di provare il programma gratuitamente. In un secondo tempo, se vedete che vi trovate bene, compratelo, perché il costo tutto sommato è molto basso rispetto a quello che vi offre il programma. Come vedete, i prezzi del piano trimestrale, del piano annuale e del piano perpetuo sono veramente bassi. Stiamo parlando di prezzi realmente molto bassi rispetto a quello che vi offre questo tipo di programma qui. Inoltre, sul piano annuale e sul piano perpetuo avete a disposizione un ulteriore sconto del 10% se andate a utilizzare il codice che trovate in descrizione, ovvero Meet Inoki. Su YouTube poi trovate anche il canale ufficiale di Wondershare di Filmora, dove potete trovare tutta una serie di tutorial molto interessanti. Ad esempio, guardate che figo questo, come creare un dolly zoom con il drone, oppure come fare una presentazione di foto e video, insomma un sacco di cosette che possono tornarvi utili per creare dei video interessanti. Vi lascio ovviamente in descrizione anche il link del loro canale YouTube, così andate a dare uno sguardo. Per il video di oggi è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito vi ricordo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale, di fare tutte quelle cose classiche che se non fate su YouTube, chi fa YouTube probabilmente si spara. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!